Allora, siamo a Livigno con Lamborghini, Filippo Zadotti. Ci spieghi che cosa stiamo facendo qui e perché, cosa rappresenta quello che stiamo vivendo? Beh, i nostri clienti hanno l'occasione di guidare le nostre macchine in questa condizione, ghiaccio come potete vedere. Molto ghiaccio. Sia con i chiodi che senza chiodi. Abbiamo preparato degli esercizi dove possono provare diverse manovre. Quali sono le vetture che abbiamo in pista oggi? La STO, la Urus Performante, la Evo Rear Wheel Drive e la Evo Four Wheel Drive. Che cosa rappresenta un evento del genere anche in ottica di sviluppo delle vetture che poi verranno immesse sul mercato? È una fase importantissima perché noi facciamo buona parte dello sviluppo in Svezia per trovare queste condizioni, però anche qui a Livigno abbiamo occasione di migliorare ancora alcuni parametri proprio perché le guidano i clienti, che sono gli utenti finali. Avete mai avuto dai clienti dei riscontri anche che magari poi vi hanno dato dei consigli nello sviluppo delle vetture? Dei miglioramenti sì, io mi confronto molto con i miei colleghi di ricerca e sviluppo e mi rendo conto di come il mio punto di vista spesso può portare delle informazioni nuove. Questo di Lamborghini Esperienza Neve è un format che viene ripetuto anche all'estero in molti paesi. Ci dai qualche indicazione, insomma, se c'è qualche paese più performante di un altro e che cosa vedono nella Lamborghini? Questo è l'ottavo anno che siamo qui a Livigno, dove sono, come dicevo, condizioni ideali per il freddo. Quest'anno faremo anche un'esperienza in Nuova Zelanda e un'esperienza ad Aspen, dove abbiamo già fatto gli anni passati. Quindi sì, è un'esperienza che riusciamo a ripetere in giro per il mondo. E il rombo che sentiamo alle nostre spalle sicuramente è un qualcosa di estremamente coinvolgente. Assolutamente sì, perché poi con le valli aiuta un po' anche l'eco. Aspettiamo di vedere cosa capiterà poi magari quando ci sarà la fine della transizione allora verso l'elettrico di Lamborghini. Ci sarà. Sarà interessante vedere cosa capiterà. Sì, siamo pronti, siamo anche in questa direzione. Comunque, come dicevo, sviluppando in Svezia sono circostanze in cui già ci stiamo attrezzando.